gioco d'azzardo. Innanzitutto è importante far chiarezza sul significato delle parole, partendo dal concetto proprio di gioco, la parola gioco. Gioco indica per eccellenza un'attività di svago, di divertimento, di piacere, di benessere. È l'attività principale, fondamentale del divertimento. E da bambini aiuta a crescere, aiuta a diventare grandi. Da adulti è bene mantenere questa attività per tutto l'arco della vita, perché da adulti può aiutare a socializzare, a stare meglio insieme. Il divertimento, il gioco è il divertimento. La parola azzardo invece è quella situazione in cui nella vita ci si può venire a trovare e non serve l'esperienza acquisita. Non servono le proprie capacità, non servono perché non ci aiutano in quella condizione. E l'azzardo comunque fa parte della vita perché a volte bisogna rischiare. L'importante è valutare quanto è la situazione di rischio. Possiamo fare degli esempi. E adesso ci sono questa ondata di immigrati che scelgono di mettersi su un gommone e attraversare il mare. Quanto è una situazione di rischio? È una situazione di rischio alta, molto alta, ma ritengono opportuno farla e addirittura portare i propri figli. Da noi una situazione di rischio portata all'esagerazione, i nostri giovani che di notte affari spenti, a tutta velocità e magari attraversano anche la strada col semaforo rosso. Questo è il massimo dell'azzardo. Queste sono situazioni estreme, però azzardo lo possiamo trovare nella vita di tutti i giorni anche tutti noi. Azzardo può essere anche per una donna una dichiarazione d'amore, perché bisogna vedere poi se l'altro è disposto o a dare un sì. Azzardo è fare uno sport estremo, ma anche andare a fare un'escursione in montagna, perché può capitare l'imprevedibile. Quindi ecco, sono queste situazioni dove il caso fa da padrone. Se alla parola gioco d'azzardo, se al rischio aggiungiamo il denaro, abbiamo il gioco d'azzardo, che di per sé non è una cosa sempre negativa o addirittura illegale, può diventarlo illegale il gioco d'azzardo, ma tutte le lotterie che ci sono adesso, Lotto, Superenalotto, Bingo, le scommesse sportive, certo se sono clandestine poi si entra nell'illegalità. Però sono attività legali. Il gioco d'azzardo può diventare però nel tempo, magari lentamente, costantemente, può diventare una patologia. Il passaggio e qual è il confine? Questa è una domanda importante. Il confine possiamo stabilirlo in questo modo: gioco, divertimento e benessere. Quando il gioco diventa un'ossessione talmente forte che coinvolge tutta la mia vita e mi condiziona talmente tanto da far passare in secondo piano tutto il resto, da condizionare tutta la mia giornata, a quel punto lì diventa una malattia, diventa una patologia. Si entra nella dipendenza. Possiamo descrivere delle fasi come dipendenza. La fase iniziale, quella in cui il gioco mi prende talmente tanto,
le vincite, mi sento onnipotente, mi sento grande, mi sento gasata e vado avanti. La fase successiva è quella, la fase perdente, dove cominciano le perdite di denaro, ma anche cominciano condizioni di frustrazione, abbattimento. In quella fase, la persona in genere non è in grado di chiedere aiuto e si attiva sempre di più per recuperare e con accanimento deve rifarsi e quindi continua a giocare. La fase successiva è quella della disperazione. I debiti si accumulano sempre di più. Si trova tutti i stratagemmi, tutti i meccanismi per recuperare sempre di più denaro. Il gioco diventa l'ossessione, il gioco diventa l'attività principale e tutto il resto va in secondo piano, anzi è in funzione del gioco. Gli amici sono in funzione del gioco, magari per chiedere prestiti a destra manca, la famiglia, per magari recuperare tutto quello che c'è in giro. Il rischio più grosso in questa situazione è che si entra nel vortice, nella spirale della dipendenza e si arriva anche ad azioni fortemente distruttive, per ultimo il suicidio, insomma. Questo è un po' il meccanismo molto sintetico del meccanismo della dipendenza nel gioco. Il gioco è un'attività, il gioco d'azzardo, il gioco, è un'attività che coinvolge trasversalmente tutti, tutte le fasce d'età. Abbiamo giovanissimi che entrano in questo circuito e poi sfugge la mano, perdono il controllo con i videogiochi, il computer, insomma, questi strumenti moderni entrano in questo vortice e a volte sfugge la mano perché quando non più interesse per lo studio, non più interesse per gli amici, non più interesse per lo sport, per l'attività sportiva, per cioè, quello che ad un'età quale l'adolescenza si ha, perdono tutto e si chiudono sempre di più in se stessi. Coinvolge il mondo degli adulti, gli adulti, coinvolge molto anche nella fase del pensionamento. Gente che ha lavorato una vita, con onestà, rinunciando a delle cose, nella fase del pensionamento, perde interesse, perde la spinta e comincia un po' per solitudine, un po' trovare una forma di attività per passare il tempo e entra nel vortice della dipendenza. Dicevo, coinvolge quindi qualsiasi fascia di età, come qualsiasi ceto sociale. Abbiamo la casalinga, ma abbiamo anche il libero professionista, anche affermato. Abbiamo l'operaio che si guadagna con sudore il proprio stipendio e poi riesce a consumarlo tutto venendo meno agli obblighi di famiglia. Abbiamo lo studente, abbiamo il libero professionista come l'artigiano. Coinvolge entrambi i sessi, uomini e donne. Le donne sono più propense, non so, al gratta e vinci, ma anche la semplice pensionata, quando entra in questo vortice, si fa travolgere anche lei. La guida che abbiamo preparato noi che è stata preparata, è carina perché alla fine presenta una serie di domande. Per capire quanto si è coinvolti nel gioco e se si è in grado ancora di controllarsi e autolimitarsi. Finisce con un test con 20 domande a cui la persona rispondendo si rende conto se l'attività del gioco
è ancora un'attività di divertimento e di svago, oppure se comincio a essere, ci sono degli elementi che possono far pensare già a un problema, a una difficoltà. Termina con una serie di numeri utili, che sono quelli del nostro servizio, cioè questo è un progetto regionale con i fondi della Regione Marche, attivato e promosso dagli ambiti sociali territoriali della zona della provincia di Ancona, in collaborazione con il servizio sanitario nostro, che è il Dipartimento Dipendenze Patologiche di Ancona. Quindi ci sono i nostri numeri di telefono, il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, area gioco qui di Ancona, con il numero di telefono 071 870 59 81. Rispondiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alla mattina dalle 9 alle 14. Poi abbiamo anche uno sportello con un cellulare su appuntamento il mercoledì mattina o il giovedì pomeriggio al numero 3276 19 11 93. Poi ci sono altri numeri che sono della zona di Senigallia, di Iesi. La guida è simpatica perché appunto dà delle informazioni di base, quindi noi consigliamo di dedicarci quei 5 minuti per riflettere su un fenomeno che sta diventando sempre più consistente anche dalle parti nostre.